Yum, che maiala, malla, mallo, mollo. Mi piace. Aiuto! Guarda com'è grassa. Aiuto! Allora, secondo me la coscia è la parte più buona. Dobbiamo partire da lì, hai capito? Te la lascio a te la coscia. Grazie. Io sono contento del resto. Però dobbiamo abbrustolirla al punto giusto, secondo me. Bisogna scaldarla bene da sotto. Ci vorrà ancora un'oretta almeno. Aiuto, amici. Perché? Devi essere veramente buona. No, amici, ma perché? Io vi voglio bene. Perché mi volete mangiare? Che sta facendo questa? Che no vuoi? La pancetta! Free Giorgia la porchetta! Oh, che bello no slogan però, pancetta, eh! Free Giorgia la pancetta! Free Giorgia la porchetta! Ok, no, la pancetta! Bellissimo, bello, 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 bello. No, pancetta. Però basta, perché se no dobbiamo mangiare e ci rovini l'appetito così, eh. Scusaci, ma però ma la devi mangiare, è un'amica, è lei che ci ha colto. Scusa, okay, ma ormai le je sans fait, ho preso la mia decisione. Mangiare. Ti ricordi quando siamo arrivati? Il gatto mi ricordo. Vai in via, invece lei, oh ciao amici. Era gentile, però erano altri botto tempi, adesso si mangia. Scusa, arrivo subito, che mi si brucia la porchetta. Allora, amici, è pronta? Sono tornato, no, manca un poco. Ancora un pochino, dai, va bene. Per favore, io vi voglio bene, per favore. Ho tanto ancora da darvi. Dovrei voglio stare con voi. Pensa alla costata di maiale. Maialazzo. Però poverina, cioè mi sta mettendo pressione, capito? Nicolai, non conservo ancora l'uccello morto che mi hai dato no, tempo fa. No, conserva ancora l'uccello morto che mi ho dato ancora tempo fa. Dai, un pezzo con le patate arrosto. No, non può, oddio, deve essere buonissimo, ma non posso. Non ce la faccio. Mi dispiace, non ce la faccio. Esci Giorgia, scusa, non lo so cosa mi ha preso, però. Grazie, vi voglio non bene. Non ci riesco. Ma io non capisco, scusami. Ma come ti è venuto in mente di mangiarmi? È stato lui, mi metteva in testa come queste cose. Anche tu hai voluto mangiarla. No, perché di te che continuavi a dire che era buona, che la cotenna è croccante e che trasuda grasso da tutti i pori. Però lei è anche molto dolce, lei. Mi fa male stare vicino a lui, dobbiamo vendicarci. Vattene. Guardalo che vattene. Mi vendicherò e ti mangerò prima o poi. Via. Sei una cattiva influenza. Scappa. Hai visto? È colpa sua, scusa. Io non lo volevo fare, però devi ammettere che cioè sei molto tenerella e sicuramente la tua carne ha un sapore delizioso. Quindi per un attimo non ho resistito. Quello ci credo, anche perché la tua indole di cane è così. Certo. Però mi raccomando, non farlo più. No, scusa, ma ti ha bruciato tanto il fuoco lì? Abbastanza, un po' male. Infatti si sente che c'è un certo odore di pancetta, da queste parti. No, non iniziare. Però quel gatto la pancetta! Sì, Giorgia la porchetta! Guarda che abbiamo deciso di non la pancetta! Non la mangiamo più, non serve che fai. Io già mi ero preparata il carretto con tutto l'armamentario. Non serviva. Scusate un attimo che devo andare. Mi sa che mi è arrivato un pacco, che avevo ordinato. Pacco? Arrivo subito. Sì, ordino i pacchi perché sono un cane moderno, del resto, un cane serio, un cane bello. Ma mette questo vecchio, non viene mai. È per me. Un cagnolino! Sì, che è per me. Bellino, cagnolino. È per me il pacco. Che bello. Sì, sei un postino, quindi in realtà no, però è per me. Questo è il collega di quello. Ma di quei cani delle consiglie? Vuoi tu il pacco? Il pacco, naturale. Sì, vedere la firma, vai. Non posso firmare, deficiente, non sono un cane. Dai, cosa dov'è firma? La firma? Non posso firmare. Oh, Bau, non posso firmare. Dammi il pacco. Ok, devo scrivere la centrale. Non devi scrivere, devi darmi il pacco. Il dottor cane qua ti ha consegnato qua. Non ha la firma. Ma non posso firmare, dammi il pacco. Non c'è nessuno in casa. Dai, cacchio, è urgente. Biglietto di restituzione qui, passate alle poste. E poi la posta è qua, deficiente. Ma dove l'ha messo? Ma proprio un caffone, corriere della mil. Finalmente. Dai. Ma lo starà riportando indietro la centrale della polizia. Io lo aspettavo da 10 giorni quel pacco. C'era dentro la cera calda per fare la ceretta al gatto, che tra l'altro poi avevo deciso di essergli amico. Però in realtà questa cosa che mi voleva far mangiare Giorgia non mi piace, è una cattiveria gratuita secondo me. Amiche, sono tornato. Qualcosa per me, mi hai fatto un regalo. No, perché non è arrivato. Come niente no? Il postino. Come non è arrivato? Ma io l'ho visto il postino. Se l'hai riportato indietro, dice che non potevo firmare, quindi se l'hai portato indietro, sto ma schifoso. Ma che cattivo. Scusa, dovevi mettere la zampa sul foglio, no? Non lo so fare. E poi mi ha detto, lo sapete cosa c'era dentro quel pacco? Era importante. Cosa? Cosa c'era? Serviva giusto puntino. Era la ceretta per il gatto, che volevamo pelarlo, vi ricordo. Grazie. Poi se lo merita perché voleva farmi ti mangiare. Lì era terribile se ti mangiavo. Si merita, guarda, una vendetta. Guarda, io probabilmente non sarei riuscito a sopravvivere ai sensi di colpa se ti avessi mangiato, Giorgia mia. Oh, grazie, che gentile. Cioè, in realtà cosa mi sarei. Ma il pacco non ce l'abbiamo, la cera non c'è, che facciamo? Però mi sarei addolcito con
dolci morsi della tua grassella, se devo dire la verità. Però, basta! Però, ripeti con me, no, la pancetta, Giorgia, la porchetta. Sì, Giorgia, la porchetta. Però, grazie! Se muori comunque ti mangio, te lo dico. No, no, beh, che schifo! Che schifo! Se muori, cosa succederà mai? Cioè, lasciamo andare a male tutto quanto? No, lo mangiamo. Posso chiudere mezzo occhio? Va bene, dai, solo se muori, però. Allora, ci serve da prendere la ceretta calda per il gatto, lo peliamo tutto, gli facciamo passare la voglia di mangiarci, ok? Pronta! Non vedo l'ora. Allora, venite, dobbiamo andare a prendere il pacco alla posta, perché l'hanno portato lì. Scusa, ma schifosi. La posta non è forse il ritrovo del tuo arcinemico? Il postino. Sì, lo è, lo è, lo è. Ma io non devo fermarmi. Dio. Infatti, guarda, ancora lì sta consegnando altro. Oddio, quanto pesa, pezzo. Speriamo che gli scoppi, porca miseria, il cervello a forza di trascinare si i pacchi. Si fa cacca addosso, sì. Quello schifoso si caga addosso continuamente. Finalmente, ok, c'è tutto, ve lo guardo. Vediamo cosa consegna. Cioè, gli altri glieli consegna, a me no. È vero, guarda, no. Me l'ha voluto dare. E qui non c'è mica la firma, nessuno è uscito a mettere la firma. Ma la smetti di portarti dietro quel carrello? Sono le mie Mettilo cose. Da una parte e lo prendiamo dopo, va bene? Oh. Poi è pieno di mangiare, sei una cicciona, la non smetti. È vero, c'è anche sputo. Le cose per te, guarda dentro. Ho visto, è tutto pieno di cibo e di sputi, fa schifo. Sono le mie cose importanti, c'è anche il treat per te. Vabbè, lo vuoi portare a casa e torni tra un attimo, per favore? Bene. Che peso, eh? Allora, vediamo cosa consegnano alla clinica veterinaria, Una sega, un paio di forbici e due palle. Bah, oddio, chissà cosa sarà mai, che roba brutta, non voglio saperlo. Secondo me gli hanno riportato indietro i resti della del gatto, perché dici, mi ricordo, perché non li volevano, non li voleva nessuno, quelli portano sfiga. Pierina, tu sì, mamma mia, finalmente è col tuo libro, comunque il postino una bella tresca. Pancia di 650 euro qua, se la fa con la tipa del Mac, mamma mia, meno male. Guardalo, tu sì che sei gentile, mi dai sempre i soldini. Che schifo che fa, mamma mia, che schifo, che schifo. Poi che nessuno mai nessuno lo bacerebbe a questo postino tutto sporco e non si lava mai. Vediamo cosa può portato qui al Mac. Ah, con la vecchia! Ma che schifo, con la vecchia! No. Oddio! Oh, chiamami Peppino, chiamami! Oh, mamma mia, che che vergogna, che pagliaccio! Senza vergogna, senza ritegno! E a me non dà il pacco, capisci? Cioè, alla vecchia gli dà le mutande, a me non mi dà il pacco, ma ho scemo! Ho consegnato tutto per i cani, e dopo costa a teatro la cosa, mi raccomando, prendetela subito! Ah, ci deve essere roba preziosa, però, Tutto per i cani! Per te, guarda, magari c'è qualcosa di buono! Allora, ci sono dei treat che sono quelli scadenti, però, io li prendo, ma insomma. E una sacca di treat per cane? Vuota. Che magari quello è meglio. No, magari ce li tieni dentro. No, ce li ci metto dentro. Esatto, i treat molto buoni. E poi cos'è questo? Ah, cos'è? Allora, dentro qui c'è un particolare speciale osso che serve per accoppiarmi. Avete capito? Proprio. Oddio, ma davvero? Schifo. Cioè, se io lo mangio, divento ingrifato e devo accoppiarmi con qualcun'altra. Che non so chi. Giorgia è un'altra specie. Cane. Anche tu, Anna, sei di un'altra specie. Quindi dovrei due trovare un cane. Due specie insieme, anche tre. Sì, se volete provo, cioè noi cani a volte ci ingruppiamo le cose, però. Che non mi fai male. Ah, Giorgia, ma che schifo, ma non voglio. Al massimo no, ti voglio mangiare. Mi mordi, che non mi mordi. Non lo so, insomma, come piace ai cani farlo. Vabbè, Siete indecenti tutte e due. È la bellezza quasi, della natura. Quasi torno dal gatto, che vediamo schifo. Se ha lasciato un pacco anche qui alle poste. No, non è vero, mi sa che è rientrato alle poste. Infatti no, sta il canile. Allora, quel io sozzo. Vi ho detto, c'è un cane in fondo alla strada che va preso di brutto. Ce l'ha con me, mi sa. Di brutto. Guardi qui, guardi, posso pieno di sangue. Al più presto, mi raccomando. Che infame, che schifo. Via. Che infame, adesso mi accoppio con sua moglie, te lo dico io, appena la incontro. Ti devi vendicare. Mi vendico. Ah, guardate, ha portato il pacco con tutto il suo scooter schifoso, il mio pacco con la cera per il gatto, lì al deposito super segreto delle poste. Odio come, quel posto. Come c'entriamo? È pieno di postini, poi tu diventi pazzo incontrollabile. Sì, ma tu la smetti di metterti dietro di me, che mi fai paura, già sei brutta e sputi. Ho capito, ma è vero. Mettiti. No, non te ne andare, rimani pure. Vado a dire tutto al gatto. Non andare dal gatto. Scema. Vuole mangiarti anche a te. Vuoi che mi lascio da soli a fare la cenetta al lume di candela? No, mi vuole mangiare me. No, infatti la cenetta al lume di candela è il piatto principale. È porchetta bella calda, però è croccante. Buona la porchetta. Va bene, Anna, allora vieni tu con me. Giorgia, tu farei da palo. Sei brava a fare Faccio il palo? Faccio da guardia, un maiale da guardia. Fai il palo. Un maiale palo. Fallo. Non stai facendo bene, però. Come si fa il palo? No.
No. Che palo è quello? È un palo basso e grasso, non funziona così. Come faccio a fare il palo? Allungati, alza, sollevati, no? Così vedi in alto, guarda, no? Guarda che i maiali non possono guardare in alto, come fa? No, quelle sono le vacche, mi sa. Forse anche i maiali. Ma erano i maiali. Vabbè, rimani qui e fai il palo al tuo meglio. Vieni, Anna, noi entriamo. Scaltri, mi raccomando. Stai zitto, zitto, guarda quanti postini! Ce ne sono un botto! Quelli io li odio tutti dal primo all'ultimo. Sono degli infami. Lui deve essere tipo il nuovo assunto. Magari lui è il capo postino, no, che ne sai? Non è il capo postino perché ci prova con le vecchie, dai. Il capo postino è pieno di donne. Schifo. Il capo postino è super affascinante nella gerarchia. L'hai mai visto? Sì, è tutto muscoloso, Chad. Non come quello lì. Quello lì è il soft stino, il postino soft. Ne ho sentito parlare! È tipo l'ultimo della gerarchia. Gerarchia, tutti quanti gli camminano sopra. Esatto, infatti vedi che si sta inchinando dinanzi a quell'altro postino. Mi avvicino. Billy, ti prego, non mettermi in casa. Billy. Dai, tu sei arrivato ieri, come è possibile? Io sono qui da un anno. È incredibile. Perché? Di nuovo. Cioè, sono sicuro che Billy lì, quel postino pazzo. Ma che faccia che c'ha Billy? Lui si sarebbe preso la responsabilità di consegnarmi il pacco. Invece, vero? Quello no, che schifoso. Sto cagato qua dentro. Tutto schiacciano le cacche. Guarda, schiacciano le cacche. Le fate te, mi sa. Sicuramente. Stai attenta perché Billy ci fa entrare, perché io lo conosco, però gli altri non ci farebbero mai passare. Ciao Billy, come lo conosci? Perché consegnava a casa mia. L'ho morso una volta, ma lui era Chad, quindi mi ha detto non fa niente, io capisco, e se n'è andato e non dovrai che mai ringraziarmi, bravo, mi ha detto. È proprio un bravo lui. Sì. Comunque qui è pieno di lettere, ma non vedo il mio pacco. Aiutami a cercare che dobbiamo trovarlo. Allora, cosa è arrivato il soft stino? È arrivato col suo stupido moped, questo qua. Prova a vedere, magari è qui dentro il moped. C'è il mio pacco, E c'è anche pacco. Le sue cose, un banjo. Ah, gli rubo il banjo, sì. Sì, nasconditelo nel tuo buco segreto. Sì, così la imparerà per tutte le volte che mi ha dato fastidio. Stupido postino. C'è qualcosa per me? Ci sono degli occhiali da sole, ma secondo me ti stanno male. E poi potrei diventare un drago con questo lanciafiamme. Mi tenta la cosa, lo prendo. Sì, è interessante. Così sciogliamo la cera per il gatto. Secondo me è perfetto questo. Bravo, quello ci serve, perché la cera quella va sciolta. Attenta, c'è di nuovo quello lì. Dobbiamo sgattaiolare, vieni, sgattaioliamo fuori prima. Posso sfumarli? No, non fare le cose che poi ti fai scoprire. Ma chi è stato? Chi è stato a sputarmi di nuovo la macchina? No, non farti vedere. Billy, mi hai sputato il bottolino di nuovo, dai, ti prego. Dai. No, mi hai messo il banjo Te lo sputano anche gli altri, allora, vedi? Adesso gli faccio vedere il banjo e scappiamo, va bene? Anzi, no. Sì, sono pronta. Guarda un po'. Dov'è? Dove hai messo il peggio, Billy? Oddio! Ah, cagnolino, che bello! Ah, il mio peggio! Il peggio! Immaginavo da te, guarda, che tu avessi queste pratiche di metterti nei pali. Fai schifo. Però abbiamo compiuto la missione. Abbiamo preso tutta la cera, in teoria, fatemi controllare se c'è, perché effettivamente non ho visto. Non è che se l'hai rubata il softstino. No, c'è tutta la cera. Cera morbida, cera dura, cera di tutti i tipi. Per bruciare il gatto va benissimo questa. Lo peliamo. Quel gattaccio. Allora, serve un piano. Dobbiamo fare tipo un pozzo. Lo riempiamo di cera e lo attiriamo. Quando lui ci cade dentro, lo tiriamo fuori e lui è tutto incollato. Ok, dove facciamo il pozzo? Secondo me dobbiamo fare tipo una trappola e dirgli che nel pozzo c'è qualcosa che gli piace. Qua, in zona limitrofa al parco, no? Qui a fianco al tipo parco. Tipo che è una, non lo so, una zuppa di pesce. Ma gli possiamo anche dire che tipo io ho nascosto qualcosa che a lui piace e gli dico, mi raccomando, non toccare quello che io ho nascosto. Lui un regalo per lui. Anche, potrebbe essere. O comunque te lo devo dire, come scavi te non scava nessuno. Però c'è un problema, che sta roba dura non riesco a scavarla questa, non so come no, si può fare. No, ma che ci metto io? C'ho un martello, ma non so se va bene. Sei forte a scavare anche la roba dura, Anna, tu? Guarda, allora io c'ho gli zoccoli, vedi? Qua io pesto e rompo le cose, guarda, Vai a vedere un po'? È vero, sei un motopicco. Oh, guarda, brava. Ce la sta facendo. Bravissima, mamma mia, brava. Vedi, okay, qualcosa servono i miei zoccolini. Io nel frattempo metto un substrato di cera così, molto pressata. Vai, togli tutto, Anna, ce n'è un altro. Che è? Non ti collare, Era un schifo. Dai, mi appiccica tutto sul velo. No, perché ancora non è calda. Cioè, la devo scaldare con la fiamma prima, Attenzione, Giorgia, aspetta che... Oh, mi allontana, mi allontana. Ha preso fuoco. No, che fuori odore di pancetta. Scappa, Il maiale caldo. No, alla pancetta.
pancetta! Trigiorgia la porchetta! Oh, no alla pancetta! Trigiorgia la porchetta! Calda, croccantina! Ti sputo, eh! La mangere. Ok, mi sono calmato. Bene. Mamma mia, era grande quella pancetta. La però, prossima eh. volta per calmarti ti faccio la cacca vicino. Hai ragione anche te. Allora, butto un po' di cera calda lì. Così. Poi. Adesso facciamo una bella sciolta con la fiamma. Ecco qui, attenzione, Giorgia, che. Ho preso di nuovo fuoco. Il calor della panzetta. Me piace la manzerai tutta. Ah, si è sciolta, bellissimo. Guarda, si sta sciogliendo. Optimus Prime. Allora, Anna, ti la... No, non spisciare in giro. Che fai? Allora, fai così. È strabordato. Tieni, prendi il lanciafiamme e la tieni calda, ok? Ogni tanto una sfiammata. Ti penso io, non ti preoccupare. Stai attenta che se prendi fuoco di nuovo ti mangio. Stai bene adesso. Io sto benissimo, ma stai attenta a te perché ti mangio, te lo sto dicendo. No, non mangiarmi, per favore. Butto un altro po' di cera, la buttiamo tutta così si scioglie bene. Voi aspettate qua, vado a chiamare il gatto. Va bene, allora, stai attento. Questa è una cosa delicata, devo essere scaltro. Devo trovare un modo per convincerlo che non è una trappola, anzi, tutt'altro. Sono il campanello, guarda, sì. Sono onesto e sincero. Ciao, ciao. Allora, volevo scusarmi perché so, capisco bene che la mia debolezza, perché non sono stato un Chad, sono stato un debole, un soft col maiale prima. Mi hai interrotto, dovevamo mangiare il maiale. E mi rendo era conto buonissimo. Che per causa mia ti sono costato una cenetta a base di porchettone che non sognerai mai. Ma guarda, guarda, guarda cosa c'ho qua. Cosa c'hai qua? Fammi vedere un po'. Dove sei finito? Sul tavolo? Vieni, vieni qua. Ma questo qui non è fresco, questo è congelato. Poi mi infatti sa che è pure finto. Infatti lo sto per mangiare, però non l'ho mangiato. Sì, visto, sì. Sono stato bravo, mi ma sono contenuto. Ma io, vieni con me, perché io mi sono fatto perdonare, perché io non sono uno che ti lascia. Non ho ammazzato il maiale perché mi faceva pena, ma ho ammazzato un piccione grasso per te. Grassissimo. Grassissimo. Questo piccione era ai limiti, guarda, non poteva volare. Era talmente grasso. È un piccione grasso. Riempito? Sì. Mangiava un sacco di topi, quindi è piccione al gusto di topo. Wow, buonissimo, bellissimo. Buonissimo, guarda. Infatti io l'ho detto. Dove l'hai preso? Me lo potrei mangiare. L'ho preso negli alberi, vedi quegli alberi rosa lì? Lui mangiava le mele. Oddio, lo so, ho visto quel piccione. Ti prendeva in giro, ma io l'ho ammazzato. Sì, quel piccione volava lassù, grasso, io non potevo prenderlo. Sì. Allora io cosa ho fatto? L'ho ammazzato e l'ho tenuto per te. Non l'ho mangiato io, ho detto lo tengo per il mio amico Sbordex. Che gentile che sei stato. Perché gli sono costato prima una mangiata di maiale, quindi adesso per cambio ti do questo dove piccione. L'hai messo? Dove l'hai messo? Guarda, l'ho portato di là che praticamente l'hai cucinato, lo sto... le cose crude a me non piacciono. L'ho cucinato, ma non solo. Lo sto adesso abbrustolendo un po' dentro una salsina a base di salsa teriyaki, che a te piace. Buonissimo. Sono un gatto giapponese, a me piace di brutto. Ah, quella lo sapevo, là. Pensa un po', interessante. Vieni allora, adesso guarda, c'è Anna che lo sta tenendo in caldo. Mi fai strada? Sì, ti faccio strada. Ti faccio strada. Che bello, però, sei molto gentile. Guarda, non mangiare il maiale, poverina, che è già traumatizzata. C'è il piccione che è sicuramente buono. Qua, senti che profumino! È profumatissimo, che c'è. Allora, sei pronto ad andarci? Non lo vedo il piccione, scusa. Sicuro dentro. Che lo merita. Ecco qui. Rotolati bene. È bollente. No, tranquillo. Sta bene. Vedi, adesso la cera piano piano si solidificherà. Aia. E tu, mio amico gatto, rimarrai bloccato lì dentro. Oh no. Sì. Sono rimasto qua. Ti sei comportato male purtroppo negli ultimi tempi. E quindi sai, noi abbiamo deciso di maledetto darti qualcosa in cambio. Tu me la pagherai di bro. Vedi, ma che bello chiudermi nella lavatrice a farmi diventare in miniatura. Calme ragazze, silenzio. Sta bene. In realtà, my friend, adesso sei tu a pagarla. Perché la cera si sta attaccando ai tuoi peli pelosi e crespi. No, li sento, oddio. E quindi, sai, succederà che quando vorrai uscire, purtroppo dovremo dare uno strappo deciso e tu rimarrai non vorrà uscire, prima o poi sì. Quello che ha fatto se lo merita. Puoi aspettare che piova, Allora, noi andiamo, noi andiamo, ti lasciamo qui qualche buona minuto. Buona fortuna, Poi torno, tranquillo. Sì. Tu aspettami. Poverino, ha preso proprio una bella lezione. Hai adesso fatto benissimo, amico Lion. Sapete che cosa? Vado a cercare una corda. Così quando lo devo tirare fuori, gli dico attaccatela, le do uno strattone forte e lo pelo. Oddio, tutto. Così viene via tutto il pelo. Allora me la trovi tu una corda, Anna? Magari riesci a recuperarla. A casa ce l'ho, quelle che usa il padrone per spostarmi. No, c'è di nuovo quel postino imbecille. Guarda, no, guarda.
col fucile, ma da mordergli una gamba. Cazzo, dove è quel cane? Fai una cosa, Giorgio. So che i postini sono terrificati dai maiali, non so perché. Una roba di genetica, sì. Quindi vagli dietro e scacciamelo via lontano, inseguilo lontanissimo. Ti faccio un agguato. Così non mi disturba. Le bombe. Vai via, postino. Vai via, postino, che ti mordo. Ok, perfetto. E adesso finalmente aspetto la corda di Anna. Anna, sta corda però in giornata. L'ho trovata la corda. Dai che quel gatto si cucina. Guarda se no, quanta corda ti ho portato. Porca miseria, eh. Bella questa corda, mi piace. Allora provo a tirarlo fuori, eh. Aspettami qui che vediamo se funziona. Diventerà un nuovo, un gatto nuovo. Quasi più bello di prima, anche perché più brutto e difficile che arrivi. Ma perché, guarda, più brutto di così non si può. Ma perché mi stai seguendo? Liberatemi. Devo vedere. Dai. Cioè, questo fatto di accollarsi, comunque, dobbiamo lavorarci sopra, eh. Dobbiamo lavorarci sopra. Altrimenti ti metto a cera anche a te e voglio vedere dopo come sei nuda. Allora, come va? Infame, me la paghi da Yamarame. Sì. Sei pronto? Allora, ti do una corda a te. Una corda la metto qua, una corda la metto qua, una corda la metto qua. Sei pronto? Diamo una tirata e esci fuori, eh. Allora, 3, 2, 1. Un'altra tirata. Oppalai. E beh, che dire. Sei bellino, tutto nudo. Ma ti coprire. Dai che maniaco che sei, che schifo, però anche le orecchie, mamma non mia. Non mi guardare, sono nudo. Che sono questi, i tuoi peli? Ah, che schifo, guarda qui, hai riempito tutto. Oddio, i miei peli. Non te li mangiare, che poi vomiti. Vatti a nascondere che sei brutto da vedere tutto nudo così. Ma c'è pure freddo, wow. Freddo.